Buongiorno amici tutti, carissimi. Oggi prima di passare ai fornelli, per un piatto molto molto semplice, volevo leggervi quello che scrive Luis Sepúlveda come introduzione a questo bellissimo libro. Mentre questo romanzo veniva letto a Oviedo dai membri della giuria che pochi giorni dopo gli avrebbero assegnato il premio Tigre Juan, a molte migliaia di chilometri di distanza e di ignominia, una banda di assassini armati pagati da criminali ancora peggiori che hanno abiti ben tagliati, unghie curate e dicono di agire in nome del progresso, uccideva uno dei più illustri difensori dell'Amazzonia, una delle figure più rilevanti e coerenti del movimento ecologico universale. Questo romanzo non potrà più arrivare tra le tue mani, Chico Mendes, caro amico di poche parole e molti fatti. Ma il premio Tigre Juan è anche tuo e di tutti coloro che continueranno il tuo cammino, il nostro cammino collettivo, in difesa di questo mondo, l'unico che abbiamo, l'autore. Mai riflessione può essere più calzante a quello che stiamo passando. Eccoci ai fornelli. Allora, oggi, come vi dicevo, spaghetti alle vongole. È importante la scelta degli ingredienti. Mi raccomando, italiani e di qualità. Partendo da dei prodotti buoni, il risultato non può essere che buono, almeno, se non eccezionale. Le vongole, tanti tipi, ma queste sono le migliori. Linguine, spaghetti, io ho preso questa qui, Torre Annunziata, eccezionale. Olio, di quello buono, aglio, prezzemolo. Cosa beviamo oggi su questo piatto così saporito e delicato? Qualcosa di fantastico, preparato da Cantina Regina Viarum. Un omaggio a questi ragazzi che si impegnano tantissimo per produrre dei vini fantastici. È un vino molto molto delicato, profumato, che si accompagna benissimo a questi spaghetti alle vongole, secondo me. Quindi un brindisi lo faccio a loro, un brindisi a tutti noi. Per quanto riguarda il procedimento, allora mettiamo dell'olio in padella con uno spicchio d'aglio in camicia, non lo facciamo riscaldare molto, aggiungiamo le vongole, le copriamo e le lasciamo aprire. Questo consentirà praticamente al liquido che contengono le vongole di uscire. Appena aperte non devono cuocere molto, si può spegnere il fuoco. Cotte le linguine, si mettono in questo succhetto tirato fuori, io tolgo le vongole per poi metterle dopo nel piatto, linguine o spaghetti, mi raccomando, molto al dente, e viene continuata la cottura nella padella con l'acqua di cottura della pasta. Poi si procede all'impiattamento.